Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale oggi per gli aggiornamenti di lettura. Prima di iniziare, naturalmente, se sei nuovo sul canale, puoi iscriverti qui e attivare la campanella per avere gli aggiornamenti sui prossimi video che appunto caricherò sul canale. E adesso, insomma, parliamo della cosa che ci interessa di più, cioè dei libri. Il primo libro che ho letto in questo periodo e che mi è piaciuto veramente tanto, qui andavo sul sicuro perché la tematica è una tematica che si confà a me, che mi appassiona, è Le gemelle che non parlavano di Marjorie Wallace, edito da Adelphi. È un libro molto recente, in realtà la traduzione per Adelphi è recente, ma il libro era uscito molto tempo fa ed era praticamente introvabile, almeno nella sua edizione cartacea, quindi quando ho visto che l'Adelphi l'aveva ripubblicato l'ho subito recuperato. Allora, Le gemelle che non parlavano ha un titolo molto esplicativo, è la storia di queste due gemelle veramente esistite, June e Jennifer Gibson, quindi due ragazze inglesi, che avevano questa particolarità: per tutta la loro vita non hanno comunicato con le altre persone, quindi avevano un mondo interiore fatto di comunicazione fra di loro molto fitto, ma lasciavano fuori da questo mondo personale tutte le altre persone, la famiglia, la madre, il padre, la sorella, gli amici, i compagni di scuola. E potete immaginare che c'è stata una parabola esistenziale di queste due ragazze veramente disastrosa, perché questa incapacità di comunicare con gli altri ha portato le due ragazze sull'orlo dello sfacelo, del disagio, del degrado e della rovina. Ora, questa storia non è inventata, vi ho detto, è una storia vera. Marjorie Wallace, l'autrice, ha voluto farne una ricostruzione dalle origini fino agli esiti finali della vita di queste due ragazze, che in qualche modo potesse restituire la verità su quella che è stata la vita di queste due persone e sulle motivazioni di questo loro ostentato silenzio nei confronti degli altri. E ora, giustamente, la domanda nasce spontanea: se queste due non parlavano, come ha fatto la giornalista Marjorie Wallace a scrivere la storia della vita di queste ragazze? È presto detto, queste due ragazze, è vero che non parlavano con nessuno, che non comunicavano, però scrivevano tantissimo. Hanno scritto per tantissimi anni, fin da quando erano bambine, pagine e pagine di quaderni, di diari, fogli e quant'altro, sia raccontando le proprie esperienze di vita, le proprie sensazioni, i propri pensieri, sia inventando, quindi avevano anche questo desiderio entrambe di diventare scrittrici e di darsi alla letteratura, darsi alla scrittura, quindi in parte i loro scritti sono biografici, in parte sono storie romanzate, inventate, storie romanzate inventate che mostrano come loro vivessero in un mondo parallelo alla realtà, cioè che non avessero nessun contatto psicologico con la realtà in cui vivevano, motivo per cui si sono messe in veramente tantissimi, tantissimi guai nella loro vita, hanno rischiato brutto per molte volte, e però appunto tramite questi scritti fittissimi, quasi incomprensibili, la giornalista Marjorie Wallace è riuscita a ricostruire, quindi se li ha letti tutti, pensate un po' a tutta la storia della vita di queste ragazze, e con il beneplacito di una delle due gemelle, che era un po' più malleabile, è riuscita per iscritto a comunicare con lei e a farsi avere comunque l'autorizzazione a raccontare la storia della loro vita. Diciamo che l'esito finale della vita di queste due ragazze, che sostanzialmente è l'incipit di questa storia, è che hanno creato un incendio, quindi sono state condannate e mandate in galera per un atto di piromania. Da qui poi appunto la giornalista decide di analizzare la loro biografia, di cercare di capire di più e quindi di raccontarla. E il libro è veramente bellissimo, interessante, ma è noioso, e se non sapessi che è una storia vera, della quale potete anche leggere su Wikipedia, direi che è inventata, per quanto è assurda, però in realtà è vera. E soprattutto ci sono anche le foto su internet. Se googlate June e Jennifer Gibson troverete le foto di queste due ragazze in vari periodi della loro età. Nel libro stesso sono contenute a fine pagina, a fine libro volevo dire, sono contenute delle foto appunto di repertorio di queste due ragazze, da bambine, da adolescenti, da adulte. E naturalmente a me affascina tantissimo la tematica dei gemelli, quindi ho molto apprezzato questa lettura, però in linea di massima, se vi interessano fatti veri, storie vere ma peculiari, che appunto tanto sono assurde che potrebbero non essere vere eppure lo sono, questo libro fa assolutamente per voi, anche perché la giornalista ha questo suo talento, evidentemente, di raccontare questa storia come fosse un romanzo e quindi di farti passare tutti gli eventi della vita di queste due ragazze, come se appunto stessi leggendo la trama di un libro di fiction, ok? Quindi devo dire che sicuramente questa è stata una delle migliori letture che ho fatto ultimamente. L'unica
dispiacere, se vogliamo, l'unico nodo, punto oscuro di questo libro è che la giornalista fa una specie di riassunto narrativo di quelle che sono le cose che lei ha letto sui numerosi quaderni scritti dalle ragazze. Però i quaderni non esistono, nel senso che non sono stati pubblicati, non possiamo accedervi con la nostra in maniera indipendente, non possiamo leggere. Questa sarebbe stata una cosa, secondo me, molto interessante, perché a prescindere dalla stranezza del loro rapporto, dal loro disagio, dal degrado in cui hanno vissuto, dei rapporti umani terribili, fatti di abusi, di tossicità che hanno vissuto, io penso che sarebbe stato interessante leggere i loro diari, sostanzialmente, proprio nature, senza la traduzione di una giornalista, oppure affiancandoli alla traduzione di una giornalista. Ma suppongo che questi, appunto, questi quaderni, questi diari, in parte siano stati perduti per via del tempo, in parte probabilmente sono in qualche archivio conservati, non è facile, insomma, non sono stati pubblicati. Googlando su Amazon ho scoperto però che uno dei libri che una di queste due ragazze aveva scritto è stato effettivamente pubblicato molto tempo fa, però si trova soltanto in cartaceo, credo. Se non erro si chiama Pepsi Cola o qualcosa del genere, tipo il libro di esordio di una delle due gemelle che effettivamente lei cercò di far pubblicare e che è stato pubblicato anche se è passato sotto silenzio, perché insomma non. All'epoca in cui i fatti si svolgevano, le due ragazze non erano famose, non si sapeva nulla di loro. Sono diventate famose a seguito di questo libro che ne rivela i segreti. E quindi sono curiosa di volermi andare a recuperare questo libro, se mai riuscirò a trovarlo, per vedere appunto cosa aveva scritto una di queste due gemelle, qual è stata la sua fatica letteraria. Secondo libro che ho letto, questo me lo trascinavo da tantissimo tempo, per motivazioni personali, non per pigrizia, è Il muro di John Lancaster. Dunque, questo libro è stato scritto dall'autore, che è comunque un esperto di economia e di politica, poco dopo la Brexit. Quindi, cosa ha fatto John Lancaster? Si è immaginato un mondo post-Brexit, portando alle estreme conseguenze distopiche quello che è stato il desiderio della Gran Bretagna di distaccarsi dall'Europa, sostanzialmente interpretato come una volontà di tenere fuori le persone non inglesi, quindi la volontà di espletare una sorta di razzismo, che è esattamente il motivo per cui hanno votato. E quindi lui, palesemente non d'accordo, lo si intuisce leggendo il libro, con la votazione, con gli esiti della votazione, ha portato alle estreme conseguenze questa decisione, trasformando la storia in una vicenda distopica che molto riecheggia 1984, un po' il racconto dell'Ancella. Insomma, tutte le distopie a cui siamo più affezionati, dei quali abbiamo visto film, telefilm, insomma, situazioni in cui c'è un mondo chiuso, un muro, il titolo per appunto, e delle persone da tenere fuori da questo muro. Ma di che cosa parla questo libro? C'è questo protagonista che si chiama Canavag, che lavora sul muro assieme ad altre persone chiamate difensori. Cos'è il muro? È un vero e proprio muro costruito intorno alle coste dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. E quindi loro si piazzano su queste mura a difesa, e a causa di queste mura le persone che vengono da fuori, che cercano di entrare nell'isola, magari venendo in barca o con altri espedienti, vengono ammazzate. E loro stanno sul muro, i difensori, con il preciso compito di respingere le persone che cercano di emigrare, e comunque si parla di Gran Bretagna, quindi è la Gran Bretagna del futuro, diciamo. Respingere queste persone a tutti i costi, quindi ammazzandole, scacciandole, commettendo crimini naturalmente, pur di tenere fuori lo straniero. Questo è, potete immaginare quanto sia contemporanea come vicenda, cioè John Lancaster l'ha immaginata pensando alla Brexit, ma è valevole per qualsiasi tipo di situazione, non meno dell'Italia, non meno di tante altre, degli Stati Uniti, non meno di tante altre situazioni in cui ci sono i politici di turno che vogliono creare muri fisici o politici per tenere fuori le persone che vogliono arrivare, vogliono salvarsi, vogliono arrivare da un paese, emigrare da un paese all'altro. E però Canavan, diciamo che all'inizio è molto fiero di questo suo ruolo di difensore, ma lentamente incomincia a maturare un po' di dubbi su quello che è il suo lavoro, sui suoi superiori, sui suoi colleghi, su cosa ci sia veramente dietro questo desiderio di tenere fuori gli stranieri, e anche dal punto di vista politico, quanto si interfaccia con i politici che vol hanno voluto la costruzione del muro, comincia a nutrire dei dubbi, un po' come 1984, stiamo lì, comincia a nutrire dei dubbi e a covarli dentro di sé senza cercare di
espletarli all'esterno perché è pericoloso, naturalmente. Le persone che si fanno prendere dei dubbi vengono ammazzate immediatamente, quindi per un difensore poi è assolutamente impensabile essere allontanarsi dal proprio lavoro, essere integerrimi, no? Tenere fuori gli stranieri, chiaramente i difensori devono essere delle persone spietate. E lui all'inizio lo è, però appunto questi dubbi maturano in lui e la storia poi prende piede. La cosa che mi è piaciuta di questo libro, tra le tante, è che a un certo punto lui, diciamo, ha a che fare con delle persone più grandi, perché lui è un ragazzo, e quindi con delle persone adulte, diciamo, della vecchia generazione. Quindi c'è tutto un discorso sul fatto che le vecchie generazioni hanno voluto il muro, ma adesso sono i giovani che devono sorbirsi le conseguenze catastrofiche di questa chiusura. Quindi c'è tutta questa riflessione, vecchie generazioni, nuove generazioni, che è assolutamente tutto quello di cui parliamo nella nostra quotidianità attuale. Quindi lo scrittore fa un buon lavoro di ricapitolare quelle che sono le tendenze politiche e sociali degli ultimi anni e inserirle in questo romanzo. Quindi assolutamente un distopico passato sotto silenzio, probabilmente non particolarmente pubblicizzato, comunque non ho sentito parlare, ma assolutamente degno di essere messo a fianco ai più noti di questo genere letterario. Altro Adelphi che ho letto di recente, questo è un libro molto complicato che davvero avrò delle difficoltà a raccontarvi, ma ci provo, è di Temple Grandin ed è Il cervello autistico. L'autrice di questo testo è appunto una persona autistica che per tutta la vita ha combattuto per ottenere la sua diagnosi, per capire cosa fare di questa sua situazione tra medici, scienziati, studiosi, persone che hanno in qualche modo analizzato la sua mente, e tanto è diventata appassionata di questo argomento, che comunque la riguarda e riguarda le persone intorno a lei, che ha scritto questo libro che è incredibile perché è dettagliatissimo dal punto di vista tecnico e medico nel tentativo appunto di spiegare che cosa sia l'autismo, come si verifica e si rivela nelle persone e che tipologie ci sono. Ora, io cascavo dal pero, nel senso che su questo argomento ho sempre voluto sapere tantissimo e informarmi. Perché una cosa mi è chiara, è che le cose che si raccontano così per sentito dire in TV, sui giornali, non sono assolutamente precise o specifiche sul tema, che è molto vasto e comunque neanche conosciuto al 100% dalle stesse persone che lo studiano. Tutto sommato, questo libro raccoglie tutte le speculazioni, tutti i cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista scientifico e medico, tutte le scoperte che sono state fatte, gli esperimenti scientifici, molti dei quali appunto la stessa Temple Grandin si è prestata proprio perché appunto desiderosa di avere una diagnosi il più possibile precisa, che poi effettivamente ha avuto. Il libro è veramente molto interessante, molto difficile secondo me da leggere, non perché non lo si capisca, ma perché la scrittrice, l'autrice non si lascia andare a racconti e resoconti solo sulla sua vita, che sarebbero stati più semplici da digerire, ma inserisce proprio dati tecnici, cita fonti, articoli, studi, quindi troverete in questo libro, se vi interessa l'argomento, per un qualsiasi motivo, proprio degli elementi di dettaglio che vi aiutano a capire cos'è l'autismo, che era proprio lo scopo della mia ricerca. Io non cercavo solo resoconti, diciamo, privati, ma un qualcosa di scientifico, dettagliato. Tra le tante cose che mi hanno colpito, una in particolare che in effetti dimostra quanto fossi ignorante sul tema e quanto probabilmente ancora lo sono. Temple Grandin racconta proprio all'inizio del libro che c'è stato un grosso problema di tipo linguistico, quando si è tentato di definire quali sono le persone autistiche, che ha fatto credere per anni, che le persone autistiche fossero soltanto quelle con problemi di comunicazione verbale. Mentre questo errore linguistico è stato riportato su dei manuali medici, quindi era una specie di O al posto di E, cioè le persone autistiche sono quelle persone che hanno questi problemi e questi problemi. E nel momento in cui andava a inserirsi questa E in questa frase che andava a definire i gruppi, i sottogruppi principali, Temple Grandin spiega che quella doveva essere scritta come una O. Quindi le persone autistiche sono persone che sono rappresentate da questo tipo di gruppo con questi problemi o questi problemi. Quindi fa capire immediatamente che ci sono persone autistiche, e lo dimostra la realtà, la contemporaneità da cui siamo circondati, che non hanno problemi linguistici. Quindi le persone autistiche possono avere problemi linguistici in aggiunta agli altri o possono non averne e quindi essere tranquillamente dei comunicatori, degli scrittori, degli insegnanti, come nel caso dell'autrice, cioè delle persone che non hanno problemi a esprimersi verbalmente.
e riscontrano l'autismo in altre aree della loro esistenza. Questa cosa io onestamente non la sapevo, e vedendo quanta divulgazione c'è anche sui social oggi da parte di persone autistiche che effettivamente cercano di spiegarti come la questione verbale non sia presente al 100% tra le problematiche di una persona autistica, cioè per me è sconcertante, e secondo me c'è tanta gente che ancora ignora questo dettaglio, che è, penso sia il dettaglio di partenza con cui bisognerebbe iniziare a studiare meglio la questione, o a interessarsi, se non altro per una motivazione di conoscenza personale, o nel caso in cui sia questo il vostro caso, se vi riguarda da vicino per un qualche motivo. Io sto parlando ma sono completamente distratta perché dalla finestra vedo passare un aereo e sto malissimo. Scusate, volevo rimanere seria, ma continua a passare l'aereo perché c'è l'aeroporto qua vicino. E detto questo, niente, quindi vi consiglio questo libro se appunto state cercando, come stavo cercando io, delle informazioni dettagliate su questo argomento così complicato e così vasto, dove ovviamente, come vi ho detto, nulla è ancora stato esaurito, non si sono certamente conclusi gli studi sul tema. Rimaniamo in tema cervello, ma da un altro punto di vista, con quest'altro libro, How the Brain Works. Al momento non credo ci sia una traduzione, è di David Sousa, che è un comunicatore che si occupa di neuroscienze. Anche il libro, nella fattispecie, tratta proprio questo argomento, cioè cerca di analizzare come funziona il cervello quando si parla di apprendimento e di studio, che è una materia che, come sapete, mi interessa tantissimo, di cui ho parlato in altri video. Molto interessante che questo libro, secondo me, andrebbe letto, è il motivo per cui lo sto leggendo io, dal punto di vista di una persona che vuole cercare di mettere alla prova il proprio cervello per studiare meglio, per imparare meglio, per rendere produttive le ore o i minuti di studio senza dover disperdere la conoscenza o magari anche disperdere il tempo speso a studiare, perché oltre a darci la teoria sulle ultime scoperte in fatto di neuroscienze e cervello, funzionamento del cervello, David Sousa, in questo particolare volume, come in altri che ha scritto, fornisce proprio una serie di informazioni utili agli insegnanti, alle persone che fanno corsi, alle persone che insegnano e agli studenti, per rendere più produttivo lo studio di una qualsivoglia materia, sfruttando le capacità tecniche del cervello, come ad esempio sfruttare i tempi di riposo del cervello, non affaticarlo troppo, non creare per esempio lezioni troppo lunghe. Ne parlavamo in un altro video, o il video della settimana scorsa, tempo addietro, no? Lezioni troppo lunghe fanno sì che gli studenti perdano tutte le nozioni che hanno imparato a scuola e a casa non ricordino niente, mentre invece lezioni più brevi, intervallate da momenti di riposo e di esercizio, sono più produttive, e via così dicendo. Quindi crea tutta una serie di, una lista completa, capitolo dopo capitolo, di tutte quelle tecniche che possono essere utilizzate per migliorare l'apprendimento degli studenti, e quindi naturalmente propone anche e soprattutto agli insegnanti delle tecniche DOC per cercare di fare delle lezioni più produttive, insomma, più produttive, che non distruggano lo studente, ma che lo rendano vitale e che facciano leva sulla sua passione, quindi sulle endorfine, e non sulla paura e non sulla noia e la stanchezza, che, come ben sapete, sono nemiche dell'apprendimento. Quindi questo libro è assolutamente interessante, anche io non sono un insegnante, però sono una persona che ama studiare, apprendere e quant'altro, quindi per me è stato utilissimo, e ci ritorno spesso proprio per leggere le cose che ho sottolineato e che sono proprio fatti tecnici da ricordare. Penultimo libro, allora ne avevo già parlato, se non ero da qualche parte, forse su Instagram, forse anche qui, ma ne voglio riparlare più approfonditamente oggi, perché ho scoperto, guardando su Instagram le storie di una ragazza che seguo, la lettrice arabeggiante, che il libro in questione è stato finalmente tradotto in italiano, che era il motivo per cui non avevo fatto un video dettagliato, specifico sul tema. E quindi naturalmente io, non trovandomi in questo momento in Italia, non mi sono resa conto del fatto che fosse stato tradotto. Io l'ho letto molto tempo fa, era disponibile in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano ancora non arrivava. Ebbene, è stato pubblicato dalla Ballardi, da quello che ho visto, e si chiama Impara a dire no, di Nedra Glover Tawab, che è una psicologa. In realtà, come spesso accade, il titolo non spiega bene di cosa parla questo libro, o meglio, lo spiega parzialmente, perché il libro si chiamava costruisci i tuoi limiti, quindi sistema i tuoi limiti e renditi libero. Questo libro è pazzesco, è
se ne deve parlare e ve lo devo consigliare perché secondo me serve a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani. Tutti abbiamo bisogno di questo libro, specialmente le persone introverse, le persone empatiche, le persone che si reputano zerbini nei confronti degli altri, le persone che non sanno dire di no, come dice il titolo, tradotto in italiano, che di per sé è uno dei problemi di chi non riesce a mettere limiti e confini tra se stesso e l'altro. Io stessa sono una di queste persone. Questo libro ha diverse peculiarità che lo rendono superiore a tutti i libri dello stesso argomento. Perché hai voglia di leggere libri in cui lo psicologo di turno o il divulgatore di turno ti dice devi mettere confini, devi imparare a creare i tuoi spazi e a dire alle persone di rispettare i tuoi spazi. Finché lo leggi è tutto a posto, poi chiudi il libro e sei di nuovo nella merda come prima, hai persone che invadono i tuoi spazi psicologici, persone che abusano di te, del tuo tempo, della tua bontà, di tutto. Questo libro della psicologa Tawab invece è incredibile perché lei sfrutta intanto le sue conoscenze, quindi riporta moltissime storie casistiche di persone che hanno dovuto imparare a mettere dei paletti fra sé e gli altri, famiglia, partner, figli, lavoro, non ne parliamo proprio. E hanno dovuto impararlo a loro spese, quindi soffrendo e sacrificandosi. Ed è questo il punto centrale di questo libro. Non puoi imparare a mettere dei paletti sani tra te e un'altra persona se non comprendi che questa cosa ti farà soffrire. Cosa succede? Che noi ci troviamo spesso a dire di sì a tutto, a tutti, a essere sempre disponibili, sempre presenti. Le persone ci chiedono di fare qualcosa, noi facciamo tutto, poi alla fine ci troviamo stanchi, stressati, incazzati. Che abbiamo finito il tempo, non abbiamo tempo per noi stessi. Questa cosa non è normale. Non è normale perché la nostra vita mette al centro prima di tutto noi stessi e poi gli altri. E ci deve essere un sano equilibrio fra il tempo speso per noi e quello per gli altri. Posto che questo libro è dedicato naturalmente a chi questo sano equilibrio non è riuscito a raggiungerlo per un motivo o per l'altro, la psicologa appunto analizza le motivazioni per cui questo non è successo, quindi casistiche familiari, relazionali che hanno portato le persone a dire sempre di sì, ad annullare lo spazio vitale che c'è fra noi stessi e gli altri, e a dare consigli utili per uscirne, cioè non teoria ma pratica. La psicologa Tawab, infatti, fornisce per ogni tipo di problematica e di casistica una serie di frasi da dire. Frasi, cosa intendo con frasi? Una serie di proprio risposte, di ragionamenti che se ripetuti e se fatti propri diventano fondamentali per creare barriere fra te e gli altri, quando naturalmente è necessario. Perché io dico, parlo di frasi e penso che frasi e ragionamenti per iscritto, come fossero dei copioni, sono importanti? Perché quando una persona non sa dire di no, quando una persona non sa sottrarsi alle continue richieste esterne, oscilla tra il tacere e il sobbaccarsi di tantissime problematiche e l'esplodere, incazzarsi e gridare con magari delle esplosioni di rabbia che le altre persone non comprendono, perché si oscilla tra il totale silenzio e l'esplosione di rabbia quando non ce la fa più, quando sei saturo, quando sei pieno, no? Ok, sono sicura che chi ha questo problema sa esattamente di cosa sto parlando. C'è una via di mezzo ed è il dialogo e quindi bisogna essere in grado non soltanto di mettere paletti fra noi e gli altri, ma di saperlo comunicare a livello linguistico, utilizzando le parole giuste e le frasi giuste. Questo non vuol dire che se non ti arrabbi e se non scegli il silenzio, parlare porterà dei risultati immediati. Perché? Lo spiego subito. L'essere umano è fatto così. Se può prendere, prende. E questo vale anche per me, per te e per tutti. Se noi troviamo uno spazio in cui possiamo prendere da qualcuno qualcosa, disponibilità, tempo, risorse e quant'altro, noi le prendiamo. Se nessuno ci ferma o ci ostacola o ci mette dei paletti, noi continuiamo a prenderlo. Continuiamo appunto a prendere risorse, tempo e insomma, di un'altra persona. È necessario mettere dei paletti perché noi stessi esseri umani non siamo in grado di dire di no. Noi stessi, anche noi persone incapaci di avere limiti. Incapaci di avere paletti e confini tra noi e gli altri. Quindi voi dovete mettere dei paletti, altrimenti le altre persone continueranno a prendere da voi. E siccome voi già siete predisposti per motivazioni personali e quant'altro a dare troppo, a proprio non avere confini fra voi e gli altri, voi darete per sempre fino a che non metterete i paletti. In questo appunto la psicologa ci dice, nel momento in cui voi andrete a utilizzare queste frasi, queste parole, questi ragionamenti,
che vi insegnano a mettere barriere tra voi e gli altri, senza stare in silenzio e senza incazzarvi, voi soffrirete. Soffrirete perché quello che sentite, quel dolore che sentite quando iniziate a dire no, io questo non lo faccio, no, tu questo non lo fai, no, è arrivato il momento che questa cosa te la veda tu perché io non posso aiutarti. Ecco, il momento in cui soffri, la persona empatica, la persona che non è in grado di mettere paletti, interpreta questa sofferenza come un errore. Cioè, ah, sto male, allora forse sto sbagliando, forse mi sto comportando male, forse sto facendo del male all'altra persona, io non ce la faccio più, sono stanco, sono stanca. Però mettere questo paletto mi fa soffrire. In realtà quello che lei spiega, che a me non era minimamente passato per la mente, è che questa sensazione di sofferenza è dovuta al fatto che non siamo abituati a dire no, non siamo abituati a mettere paletti. E che più lo farai, e più questa sensazione di disagio scompare. Ed è vero, l'ho scoperto sulla mia pelle perché questo libro l'ho letto molto tempo fa, scompare. La sensazione di disagio è la presa di coscienza che noi stiamo facendo qualcosa per noi stessi. Quella sensazione di disagio, anche di senso di colpa, noi la chiameremmo così, non ha un risvolto, non deve avere un risvolto coercitivo nei nostri confronti. Il senso di colpa che si prova quando si mette una barriera tra noi e gli altri è semplicemente la presa di consapevolezza che noi stiamo facendo qualcosa per noi, ed è un'emozione che siamo così disabituati a provare, disabituati a vivere, che ci fa soffrire. Questo è tutto. Nel momento in cui tu capisci che questa problematica, questo disagio è naturale e vuol dire che stai facendo per una volta la cosa giusta, improvvisamente capisci che questo non è senso di colpa. Questa rivelazione da parte della psicologa mi ha sconvolto. E guardate che questo libro è stato vendutissimo all'estero, ha avuto un sacco di successo. Questa psicologa è famosissima anche su Instagram, ha un profilo, ve lo metto poi in info box, visitate il profilo perché è veramente furiera di perle, di saggezza, è veramente bravissima, cioè veramente una persona con cui sarebbe bello anche fare una chiacchierata dal vivo. Quindi sostanzialmente per me la cosa importante era che questo libro venisse tradotto in italiano, perché è importante leggere tutti i discorsi che lei riporta e che devi interiorizzare. Ovviamente se siamo parlanti italiani e leggiamo delle cose scritte in inglese, per molti potrebbe essere difficile cercare di rapportarle alla propria esperienza, per questo speravo che il libro venisse tradotto. E finalmente è successo, quindi assolutamente se lo vedete in libreria, accaparratevelo, dovete proprio studiarvelo a meno dito. E arriviamo all'ultimo libro per adesso, per questo periodo, con diciamo, il titolo che probabilmente aspettavate se avete aperto, se avete letto il titolo di questo video, ed è Vita Nostra, il secondo capitolo, che si chiama Assassin of Reality. Ne parlo perché, anche se non è stato ancora tradotto, lo sarà sicuramente, penso che lo farà la Fazzi, se ha fatto il primo farà anche il secondo. E non voglio aspettare di avere la copia in italiano perché potrei dimenticarmi tutte le cose che ho appunto appreso leggendolo, l'ho finito di leggere proprio ieri sera. Quindi io vi faccio la recensione qui, se mai uscirà poi vi ricordo appunto dell'esistenza di questo video, se vi interessa. Anche perché comunque penso che chi ha letto il primo vorrà sicuramente leggere il secondo, quindi non ci sa, ci sarà ben poco da influenzare la lettura. Allora, secondo volume riprende esattamente da dove era finito il primo. Se vi state chiedendo qual è la questione negli altri volumi della saga, la faccenda è molto semplice e dettagliata, no? C'è stato Vita Nostra, numero 1 della saga Metamorfosi, poi ci sono stati il volume 2 e 3 che non sono stati tradotti in italiano e che comunque non parlano di Sasha, la protagonista di Vita Nostra, se ricordate. E ora i coniugi di Achenko hanno scritto il volume 4 di Metamorfosi, che è il seguito di Vita Nostra, quindi Assassin of Reality. Quindi se non avete letto il 2 e il 3, come tutti, perché a meno che voi non parliate russo, è improbabile che l'abbiate letto, quei due non c'entrano con Sasha. Quindi quelli di Sasha sono il volume 1 e il volume 4. Ok, Assassin of Reality, dicevamo, riprende esattamente da dove è finito con gli esiti devastanti dell'esame di Sasha Samuchina, questa ragazza che ricordavate, era stata un gioco forza, costretta a far parte di questa scuola dove succedono cose bizzarre e strane. Se non vi ricordate quello che ho detto nel primo video, ve lo lascio qui così potete guardarlo. Se non sapete di cosa sto parlando, molto improbabile perché ha avuto molto successo, come sospettavo. Mi trovo abbastanza in crisi io a parlarvi del secondo libro, intanto perché non voglio dare per scontato che tutti abbiano letto il primo, quindi è molto difficile, cercherò di rimanere sul vago. Diciamo che il secondo libro sarà una specie di ponte, una connessione fra il primo, che è Vita Nostra, e un terzo volume su Sasha, che sarà suppongo il quinto della Metamorfosi, che
verrà scritto più avanti. Quindi tenete presente che, trattandosi di una trilogia, il secondo volume, e questa è una cosa che capita a tutte le trilogie, è sempre un po' sottotono rispetto al primo, perché va a fare da ponte al primo, che è la novità, e all'ultimo, che è la chiusura, la conclusione di una storia. Quindi iniziamo col dire che il secondo volume è sicuramente sottotono rispetto al primo, meno sorprese. La storia ormai si è rivelata nel primo, andiamo ad approfondire alcuni elementi nel secondo, ma si intuisce che le vere novità, la vera catastrofe sarà nel terzo, quale che sia la piega che questa storia vuole prendere. E, però certo va detto che certo è in sordina rispetto al primo, ma è comunque un libro pregiato, scritto in maniera divina. Siamo sempre nell'ambito della fantascienza speculativa e filosofica, quindi tenete da parte le cose solide, non c'entra niente con Harry Potter, non è un Dark Academia, non è uno Young Adult, non è niente di tutto questo. È una fantascienza speculativa di primo ordine, veramente, veramente complesso. E forse, secondo me, questo secondo volume è un po' meno complesso del primo, che comunque aveva con sé tutta una serie di novità, anche abbastanza difficili da digerire. Nel secondo volume sappiamo chi è Sasha, sappiamo benissimo dove si trova, come sono i suoi professori e i suoi compagni di scuola, non abbiamo novità da questo punto di vista, e il secondo volume si muove, diciamo, su un triplice binario. Il primo è quello di Sasha e il rapporto con i suoi professori, che sono terrorizzati da lei, spaventati da lei, dall'esito del suo esame, e quindi ora che Sasha ha finalmente capito chi è e quanto vale, è un continuo rapporto di tensione fra lei e i suoi professori, e anche i compagni sono abbastanza sbigottiti dalla sua figura, rendendosi conto che Sasha è molto diversa da loro. Quindi questo è il primo binario, scuola-professori. Il secondo binario che questo libro cerca di raccontare è una storia d'amore, sulla quale non vi dico niente. C'è una storia d'amore molto diversa da quella del primo libro, molto più matura, che in qualche modo dà la possibilità a Sasha sia di conoscere se stessa, sia di capire qual è il suo rapporto con il tema della libertà e dell'indipendenza, che diventano per lei fondamentali in questa storia. Ricordatevi che lei è stata adescata in questa scuola per coercizione, lei non ha scelto volontariamente di farne parte, come un po' tutti gli altri studenti. Quindi il tema della libertà e dell'indipendenza è molto molto forte, molto sentito. E poi c'è il terzo binario, diciamo, la terza sottotrama, che secondo me è quella che più viene data per scontata, o comunque messa diciamo sotto terra, che però rispunta al momento opportuno, che è, secondo me, la trama principale, cioè è la problematica che già si era vissuta nel primo libro, e cioè il rapporto fra Sasha e Kozennikov, che è il suo mentore, quindi l'uomo che l'ha di fatto costretta a entrare in questa scuola e che le sta sempre addosso, con una specie di comportamento molto molto bipolare, perché a volte sembra volerla aiutare, a volte sembra voler tirar fuori da Sasha il meglio, proprio quando questo non accade o quando lei si ribella lui la punisce, e abbiamo visto nel primo libro anche in maniera molto grave e con molta sofferenza. Quindi il terzo filone di questo secondo volume, quello del rapporto con Kozennikov, è veramente veramente bello. Aggiunge molti dettagli sul loro rapporto che prima non erano chiari, che combinati agli altri due sottotrame sicuramente producono degli effetti interessanti. E questo, sulla trama mi fermo qui, non ho detto quasi niente, sono stata molto vaga. La lettura di questo libro, però, devo dire la verità, mi ha molto affaticata. Il primo era sceso, che era una bellezza, io ero affascinata. Il primo era per me una sorpresa incredibile, è stato uno dei libri più belli che abbia mai letto nella storia della mia vita di lettrice. Non posso dire lo stesso del secondo, cioè, ripeto, non è brutto e non è assolutamente scritto male, però notavo una certa fatica nell'andare avanti, cioè non che non me ne fregasse della storia, certo che mi interessa ovviamente sapere come prosegue, ma c'è una fatica proprio intellettuale nello scriverlo che spesso rende il lettore confuso e stanco, perché è così poco evidente dove sta andando a parlare la storia, cioè proprio non, in realtà non si capisce proprio, che il lettore a un certo punto si chiede: ma cosa sta succedendo? Ma non ho capito, ma qualcuno vuole darmi una spiegazione? Certo, questo è il bello dei coniugi di Achenko, che non si mettono lì a fare spiegoni della loro storia, ma loro te la raccontano e poi devi essere tu a capirla e interpretarla, e questo va benissimo, per carità, però è stato faticoso, non so se perché anche comunque io l'ho letto in inglese, quindi diciamo che è un livello di inglese molto alto, quindi è faticoso da leggere. Quindi io davvero provo stima per chi andrà a tradurre questo libro dall'italiano all'italiano, perché non è semplice, non sarà un atto di traduzione semplice, così come del resto non lo era anche il primo volume.
Dettaglio a margine, ma non tanto a margine della faccenda, è che purtroppo uno dei due coniugi è morto, il marito. Quindi dico purtroppo perché appunto era un lavoro a due mani, quindi funzionava. Il terzo volume sarà probabilmente scritto soltanto da Marina, la moglie, la quale appunto nella postfazione al libro spiega che è stato un periodo molto difficile per lei, che il marito è morto dopo pochi giorni del completamento dei lavori, quindi è stata una cosa anche abbastanza improvvisa, e che molte persone le sono state vicino perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta a concludere la vicenda, e che si promette e ripromette, perché lo ha promesso al marito, di completare con il terzo volume, che a questo punto verrà scritto soltanto da lei. E questa è la cosa che mi preoccupa molto, perché stando al background dei due, che comunque sono scrittori affermatissimi per carità, lo psichiatra era lui, cioè lei è un'attrice, lui è uno psichiatra, e lui da quello che metteva palesemente nel romanzo, sul suo background di studi, già io tra il primo e il secondo ho colto che c'erano delle differenze, perché il primo era molto tecnico, molto psicologico, molto filosofico. Il secondo libro invece è stato un po' più trama che speculazione, cioè c'è speculazione ma a livello inferiore, cioè è come se avessi colto che probabilmente è Marina che prende le redini della storia, e ora che lui non c'è più, la parte psicologica potrebbe in qualche modo attenuarsi anche di più che nel secondo volume, nel terzo. Ora, lei nella postfazione dice che avevano già discusso di come sarebbe andata a finire la storia, quindi penso abbia già un'idea di fondo, ma è evidente che i due, quando scrivevano insieme, scrivevano in maniera molto diversa. Lo si evince tantissimo nella fine del 2, che la presenza di lui era molto molto inferiore. Cioè a me proprio è sembrato chiarissimo, chiarissimo questo problema, e penso che sia un problema. Purtroppo è una sfiga incredibile, una disdetta pazzesca, ma è così. Quindi, come vi ho detto da inizio della mia recensione, insomma della mia esperienza di lettura, attendo il terzo per sapere dove si andrà a parare, perché il secondo, pur avendo aggiunto dettagli alle questioni del primo, non ha risolto niente, non ha ancora risolto niente. Cioè, la mia domanda è sempre la stessa: ok, ma tutto questo perché? Per chi? Il secondo volume, come il primo, si svolge sempre a Torpa, sempre in questo paesello dove c'è solo la scuola praticamente e poco altro, cioè noi non sappiamo niente del mondo fuori, se non che a un certo punto, tra un capitolo e l'altro, c'è sempre Sasha che guarda la televisione. Guarda la televisione e vede che in televisione c'è la guerra. Ora, ricordatevi che Diachenko sono ucraini. Scrivono in russo, ma sono ucraini. Ecco, se vivevano negli Stati Uniti, però sono di origini ucraine. E questa cosa della guerra all'inizio non era menzionata, appare nel volume 2. Ora, io spero vivamente che si vada a parare dove io ho sempre desiderato, cioè che si vada a parare alla guerra vera e propria, cioè che Sasha debba completare questo suo apprendimento doloroso per diventare un'arma di guerra, con o senza la sua volontà, ovviamente, perché abbiamo capito che la questione di volontà è molto complicata in questa storia. Vorrei che quella menzione della guerra in TV si spiegasse, perché chiaramente, diciamo, secondo me è chiaramente stata inserita per gli eventi odierni. Ricordate che il libro è uscito a marzo del 2023 in inglese, ma è stato scritto l'anno scorso, quindi non lo so. Io ho sempre avuto questa idea che Sasha dovesse diventare un'arma di guerra, uno strumento di guerra nelle mani di Kozenniko. Ma questa cosa ancora non si è rivelata, potrebbe essere solo una mia supposizione erronea, io non ne so niente. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Questi sono i miei aggiornamenti sin qui, e ci vediamo naturalmente il prossimo venerdì con un nuovo video. Se vi va, se vi fa piacere, qui sul mio canale. A presto, ciao ciao!